paddock gremito, motori al massimo della potenza allo spegnersi del semaforo, bagarre, giovani piloti di belle speranze e personaggi di caratura mondiale, Kevin Manfredi impegnato nella 600, gare tiratissime per conquistare il primato e difendere la posizione, due giorni intensi per il round 2 dei trofei MP Dynasty Exhaust. Ancora una volta lo show è servito in un caleidoscopio di colori, profumo di benzina con sottofondo la musica dei motori. Un torneo per tutte le età, dai giovanissimi della Mini GP ai piloti esperti della 1000, con un unico denominatore, passione, adrenalina e divertimento. Il circuito di Varano, incastonato nella Valceno come arena per i protagonisti della sfida 2020. Siamo pronti a spegnere i semafori e a far scorrere l'adrenalina! Pronto per la Race Attack 1000 con le moto che tra poco andranno a classificarsi e casellarsi sulla griglia di partenza con Palladino in pole position 109-762 al suo fianco, Torchio 109-905. Hanno battagliato tantissimo il primo weekend sempre qui in quel di Varano a chiudere la prima fila, Scotti in un 1-11-076, molto lontano da Palladino, quasi un secondo e mezzo. Seconda fila che si apre con Ivan 1-11-299, Remoto 1-11-744, Crifò 1-11-876. La terza fila si apre con Buzzoni 1-11-991, non è tanto lontano da Crifoe dalla seconda fila, nemmeno Piva che è all'ottava posizione in 1-12-046, Fabretti 1-12-452, e qui le distanze iniziano ad non assottigliarsi ma ad ampliarsi, perché Gelsi 1-12-762, Gelsomino Papa 1-12-787, ha battagliato molto con Gelsi anche nello scorso, nel primo weekend in quel di Varano, e anche qui siamo sicuri che se le daranno veramente a dire. Scaltritti 1-13-189, la quinta fila si apre con Lucini 1-13-869, molto molto lontano ad esempio dalla persona che si troverà di fronte, che è Gelsi, sono più di un secondo la distanza tra il decimo e il tredicesimo. Gioitta 1-13-946, Rapaglia 1-14-600, molto molto lontano da Gioitta. Di Matteo ad aprire la sesta fila in 1.14.732, Giardina 1.14.905 e Corsaro 1.15.044, settima fila composta da Antonini in 1.15.476, Beraldo 1.15.718, Pozzoli 1.15.812. C'è molta differenza, ma nemmeno tanta se andiamo a pensare che tra il terzo che è Scotti e il ventunesimo che è Pozzoli ci sono 4 secondi e mezzo, non sono così tanti. La Rocca a chiudere l'ottava fila in 22esima in 1.17.091, Spallone 1.18.365. A questo punto linea Milo per le classiche interviste pre-gara, e a quel punto dopo non potete mancare, perché quei due lì davanti se le vogliono dare di santa ragione. Ma a questo punto la terza piazza a chi andrà lo scopriremo solo vivendo. Bozzoli Alberto, Antonini Alessandro, dopo le libere, com'è andata? Ah, guarda, è andata benissimo. Allora, libera 1, non ho capito neanche da che parte girava la pista. Libera 2, mi sono dimenticato di mettere le termo. Bene, bene. Però sono andato dentro libera 3, ho fatto il record della pista, quindi domani non ce n'è per nessuno. Poi c'ho il mio meccanico che adesso, vieni Ricky, spiegagliela a te come va la moto. E no, domani non ce n'è per nessuno, dai. L'importante è divertirsi, come al solito. Bene, bravissimo. Tanto è lui che deve andare forte. Ok, qualcosa di meglio? Qualcosa di meglio. Finalmente abbiamo risolto i problemi della moto. No, no. Sembra che vada bene, quindi speriamo in bene domani per le qualifiche. Al di là dei risultati, comunque è un grande team. Complimenti. Sì, grazie. Bravi. Ciao. Incontriamo con piacere Eliseo La Rocca al secondo round qui a Varano. Vogliamo sapere da lui se ha avuto dei problemi, ma mi sembra di sì, come ha intenzione di risolverli. No, problemi non erano grossi problemi, che non è arrivata la moto. Me l'hanno consegnata in ritardo perché è una moto nuova e quindi consegnandola in ritardo non sono riuscito a prepararla con tutte le regolamentazioni che ci vogliono. Di farcela per domani?
domani sicuramente ce la faccio. L'unico problema è che abbiamo danneggiato appunto la ruota fonica e speriamo che risponda in modo corretto. Ecco. Sarà più una prova allora? Sì, provo, giro, male che va, la userò manualmente ancora tirando la frizione e che perdo tutti gli automatismi che stavo assimilando, ecco, con la. Beh, però la tua esperienza sicuramente ti aiuterà parecchio. Speriamo, io ce la metterò tutta, vediamo. Dai, grazie Eliseo, grazie mille. Grazie. 10 secondi con Massimiliano Palladino prima della Q2. Massimiliano. La Q1 è andata bene. Adesso vediamo la Q2 perché si gioca tutto sulla Q2, quindi vediamo, però siamo speranzosi. Allora, siamo curiosi. L'avversario più temuto per la gara di oggi? Ah, sempre Scotti e Torchio, sicuramente. Come al solito. Come al solito. Dai, grande Massimiliano. Grazie. Ciao. Ben ritrovati, circuito di Varano, gara 1000, qui a mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. Questo sempre buongiorno, vi dice ragazzi, una persona educatissima, Palladino in pole position, si accendono e si spengono i semafori, partenza buona, mi sembra da parte dello stesso Palladino. Torchio, Scotti, no? Forse, O Scotti. Secondo adesso, Palladino, primo Scotti e secondo Palladino. Davanti Scotti, anche perché Andrea la pole position, la griglia. Era questa, Palladino, Torchio, Scotti, i primi tre posizioni, poi Ivan, abbiamo Remoto e Crifò, hanno parlato prima della gara, hanno avuto qualcosa da dire un po' tutti quanti, ad esempio Antonino ha detto abbiamo risolto i problemi di moto, La Rocca ha detto non è arrivata la moto, non sono riuscito ad assemblarla, mi sono dovuto trovare a girare, però spero buone sensazioni, Palladino ha detto bene in Q1, occhio a Scotti e a Torchio perché sarà una gara importante e noi, questo ci aspettiamo da quella che è la... Mille, la partenza buona è stata come dicevi tu, come sottolineavi. Vediamo, però sì, confermo. No. È Torchio, lo conferma, ragazzi. No, è Scotti. Scotti quindi ha avuto una partenza importante. La terza posizione, intanto abbiamo visto qualcuno che è uscito fuori. Eliseo La Rocca prova ad infilare subito. Mi sembra che sia addirittura Antonini quello, o Giardina. Non lo so, adesso cerchiamo anche di capire. Sapete che noi dopo il primo passaggio noi siamo un po' dei furbacchioni. Noi con calma aspettiamo il primo passaggio e poi dopo iniziamo a commentare. Eccoci qua. Andrea, effettivamente primo passaggio. Scotti, avevi ragione. Palladino, Torchio sta subito provando di tirare. Palladino non ci riesce. Buona la partenza da parte di Scotti, bene anche Palladino. Torchio si trova terzo. Andrea, qualcosina da dire? 8 giri, anche qua sarà una gara per forza di cose molto veloce. Gara sprint, anche qua si sa che vige la regola del race attack, quindi gara all'attacco. E lo dice anche il nome. Buona anche la partenza di Ivan Andre, che è quarto. Sembrava potesse stare alle spalle a contatto, ma questi per me faranno un'altra gara. Attenzione, prova ad infilarlo. Sembrava dentro, vedere, non ci riesce. Bellissima questa inquadratura. Ci permette anche di capire le diverse angolature. Guarda, ad esempio, mi sembra che Remoto abbia infilato Crifò, che è uscito un po' troppo largo. Giardina. Gran sorpasso da parte di Giardina su Eliseo La Rocca. Però ce la fa. Sì, bel sorpasso, Andre. Sì. Buon sorpasso in ingresso, anche qua ci sono tantissimi piloti, Andre. Qui siamo con Bozzoni, con Alberto Bozzoni. Dentro. Bello anche questo sorpasso su Gelsi, però lo ripassa. Mi chiude subito la porta. Qua ve lo insegna il buon maestro, che si chiama Andrea Tomi. Si chiama Race Attack e c'è un motivo. Bisogna attaccare. Attaccare subito. Anche attaccare qua. Subito, sempre. Ricordiamo che vige sempre il monogomma, quindi si equivale moltissimo perché tutti hanno la stessa gomma, quindi non ci possono essere questi problemi. Torchio ha passato Palladino, Andre. Torchio ha passato Palladino intanto e ha messo nel mirino Scotti. Tra l'altro Scotti e Palladino con la stessa moto, fanno parte dello stesso team. Sì, tecnica moto. Esatto. Papa intanto scavalcato da Fabretti, che lo passa forse con una certa nonchalance. Vediamo se Papa riuscirà, Gelsomino Papa, a restare in dritto. Eccolo qui ancora, però Palladino ha ripassato evidentemente Torchio. Questi se ne danno di santa ragione ancora. Torchio, qui è la seconda volta che proviamo a vedere Torchio che si fa vedere alle spalle, probabilmente l'uscita lì che interessa molto, anche per capire come vanno le moto. Cristian Spallone intanto in 20ª posizione, prova a mettere nel mirino Eliseo La Rocca. C'è molta staccatura, molta spacchettatura tra quelli che sono quelli davanti, che fanno uno sport a parte, e quelli che sono dietro. Intanto Spallone viene scavalcato
a sua volta ancora, altro sorpasso. Non ce l'hanno fatto vedere, però insomma c'era nel mirino un altro sorpasso. Era nel mirino, forse proprio in uscita, come avevamo visto prima. Adesso capiamo come escono poi fuori da quella che è l'ultima curva. Prima di completare il terzo giro si sta andando ad incastrare il quarto. Scotti, Torchio, Palladino, ancora! Ancora, vediamo ancora! Oh, Palladino, passa. Dove gira? Mamma mia! Attenzione. Vediamo se l'interno lascia vicini al contatto. Bello, Palladino scavalcato ancora, Torchio, sorpasso bellissimo. Bello. Andre, bellissimo, ma che gara è? È una gara sicuramente emozionante, però facendo così Torchio e Palladino stanno agevolando Scotti a fuggire. Metro lo prende, però se ci rivediamo in gara in Race Attack 600 la rivediamo uguale. Qui secondo me vedremo la stessa scena di prima, no? Perché c'è stata una staccatura un po' più importante. Qua siamo live con Eliseo La Rocca che sta provando a mettere in mirino Antonini. O forse addirittura Rapaglia che lo ha scontro scavalcato. Cercheremo di capire, mentre intanto un po' largo va Torchio. Vediamo se Palladino lo scavalca. Intanto Ivan, Remoto e Crifò alle spalle. Giardina, vediamo, prova l'attacco ai danni di Corsaro. Non ci riesce, però no. Si avvicina tantissimo Andre. È molto vicino, molto vicino. Quello è l'unico punto dove si potrebbe passare, perché da questo punto in poi, ecco, diventa questo difficile. Ti avrei voluto chiedere, Andre, quali sono secondo te i luoghi migliori, le zone migliori dove provare il sorpasso? In fondo qua, in fondo al rettilineo. E qua sono vicinini. Qua sono vicinini, infatti penso che Torchio potrebbe provarci. Sì, hai visto? Ragazzi, è un maestro, non l'abbiamo vista prima la gara, sappiatelo. Bozzoli, intanto, Andre, mi dicevi in uscita, quindi dal rettilineo finale a Varano è il modo migliore per sorpassare. Però e dopo la parabolica. Bravo, cioè dopo quella io la chiamo chicane. In uscita da quella chicane, tante volte se esci bene arrivi, lì, arrivi con il giusto slancio, forza, e riesci in... Attenzione, intanto in partenza hai visto come ha dovuto schivare un pochettino. Zagare, Spallone infatti si è fermato come per dire non mi fate infilare, perché esatto, sennò succede un casino. Quello che dicevamo prima, all'interno di quella S tu puoi uscire bene. Palladino, magari... vedi, non è partito fortissimo. No, perché vedi Scotti. Da Scotti in maniera anche abbastanza tranquilla. Sì, sì, sì. Una buona partenza. Esatto, sì. Poi Palladino si sta riprendendo e se le stanno cercando di dare di santa ragione anche con Torchio. Ti dicevo, Andre, in uscita da quella S prendi la scia e se l'hai presa bene e la moto ti sostiene riesci a scavalcare che è di fronte. Certo, sì, anche sì, perché sì. Mi insegni tu questa pista molto tecnica, poco molto veloce, molto faticosa, soprattutto per le mille, perché è un continua accelera e frena, c'è poca percorrenza in curva. Wow, intanto vediamo motion, un bellissimo. Po' gli slow motion. Questo è proprio Scotti, secondo Torchio. Tu li conosci personalmente questi sì, ragazzi? Sì, sì, Scotti lo conosco. Buon pilota. È un buon pilota, sì. Sono tutti piloti che chiaramente, come ti dicevo anche l'altra volta, persone che vanno a lavorare, persone questa è una cosa che mi piace tantissimo. Amano le moto, hanno la passione e il sabato e la domenica vengono a fare le gare, a divertirsi. Lo fanno con passione, con volontà. Questa è una cosa bellissima, certo, Andre. Certo, adesso certo. Al di là certo. Di tutto, noi l'abbiamo commentato, abbiamo detto il Covid veramente ha un po' interrotto, spezzato quelle che sono certe usanze anche per un pilota, magari incontrarsi con, ricordiamo, sono anche magari, non vuoi dirlo, però sono delle passioni, degli hobby, un po' come il calciatore di terza categoria che si trova il venerdì sera nel fango a fare la partitella. E dici, chi te lo fa fare? È la passione, la passione, voglia, l'hobby, certo. Però la cosa importante, Andre, è sempre anche il rispetto, secondo me. Io certo. Ho notato che c'è tantissimo rispetto tra voi piloti e anche quando gareggiate. Il fatto che tante volte uno alza e dice no, non voglio andare addosso. Certo, perché sai che crei dei danni, delle complicazioni a qualcuno che poi dopo se le deve ripagare. Esatto, Andre. Torchio dentro, ancora su Palladino. È sempre qui, ma questa volta ci va con cattiveria. Torchio! Che rischio! Infatti Palladino ha alzato decisamente. Sì, adesso prende dei metri Palladino. Prende dei metri. Ai, problemi per Spallone, Andre, probabilmente. È costretto al ritiro. Eccolo qui che va nel circuito chiuso. Peccato, mentre andiamo live con Papa. Comunque hanno rischiato, eh? Hanno rischiato tantissimo. Ma secondo me adesso lì ne vediamo delle belle. Gelsomino, Papa, vede di fronte Scalfritti. Intanto Palladino è stato scavalcato. Ma vedi adesso... che ha preso dei metri Palladino. Sì, ma Scotti non mi sembra che ne abbia per scappare, no. E anzi io ho paura che Torchio adesso si inizierà a far vedere anche da Scotti. Assolutamente, con Palladino dietro che guarda, tantissimo. È già lì. Torchio oh! Lo infila larghissimo. Ce la fa chiuderla. Scotti la chiude facile anche.
Peccato perché Scotti ha allargato tantissimo. A questo punto io mi aspetto anche l'attacco di Palladino, però Andre. E tornerà ne avessero tanto. Anche perché hanno ultimato il quinto giro. Siamo entrati nel sesto. È un'altra bagarre spettacolare tra questi tre, Andre. Bella. Ci hanno divertito, ci divertiranno anche Cervesina. Dopo daremo il lancio anche di Cervesina. Intanto Palladino prova ad avvicinarsi, Scotti prova a rispondere. Palladino non ha accettato la cosa, non l'ha accettata, e secondo me, conoscendo Palladino, adesso vuole mettersi davanti. Eccolo lì, guarda che è già attaccato, guarda che mia. È già arrivato vicino perché era lontano, sì, Andrea. Era terzo, ha passato Scotti, è andato a prendere. Ma l'ho passato in quanto? In niente, e si è già riattaccato a Torpio, quindi questo fa capire quanto effettivamente Palladino ne abbia di più. Ne abbia di più quanto Scotti abbia veramente fatto una gara nei primi quattro giri. Allora, a questo punto è clamorosa, perché dobbiamo anche dare dei meriti a questo ragazzo che è stato avanti, ma evidentemente qualcosa in più, qualcosa in meno rispetto ai primi due li ha. Adesso al prossimo, anche perché non per niente la pole position era di Palladino. Eccolo qua, infatti Torchio Palladino Scotti. Scotti si è decisamente staccato, e allora assisteremo ad un tête a tête tra Torchio e Palladino, Andre, per gli ultimi giri dietro Ivan Remoto e Trifò. Se le stanno dando di santa ragione, che eccolo Palladino, mamma mia, che sorpasso su Torchio, Andre. Che e qui bello, non, bello, e qui non ha detto né uno né due, ha detto ascoltami, o lo passo o non lo passo, lo passo e me ne vado. Max Palladino, dopo quell'errore dove era terzo in un giro, ha ripreso Torchio, ha ripreso Scotti, li ha mangiati, li ha sorpassati, e adesso vola probabilmente verso la vittoria. Io la mano sul fuoco non ce la metto, però è da come è arrivato su Catti, guarda già che ha già preso del bel che margine, stacco, bel margine, ma Torchio è dietro, Torchio non vuole mollare. Naturalmente ragazzi, noi live a fianco vedete i rilevamenti cronometrici sul giro. Mentre si sorpassano non abbiamo i raffronti, quindi noi cerchiamo di darveli live con Super Andrea Tommio, che si sta divertendo come un pazzo. Assolutamente sì, no, ma è bellissimo. Bellissima gara anche da vedere. Eccoli là. Ultimo giro, ultimo Scotti, giro. Andre, quanto ha mollato però. Era tantissimo, adesso no, qua non ci riesce. Qui sarà un giro infernale secondo me, infuocato, Andre, infuocato. Perché se le proveranno andare di santa ragione. Intanto Crifò sesto, ha catalizzato bene quella che è stata la sua posizione. Crifò partiva dalla sesta posizione e riesce a chiudere in sesta posizione. Chi ha scavalcato chi è Remoto, che si trova quarto alle spalle di Ivan Palladino. Piccolo stacco in penna addirittura. Quando in penna cosa vuol dire, Andre? Che è un problema? No. Che sei uscito male o che sei uscito bene? No, beh, che sei uscito sicuramente bene. Beh, poi queste moto hanno l'anti-wheeling, che è l'anti-impennata, quindi ti taglia la corrente quando deve, poi si sta impennando troppo, in sostanza. Esatto. Queste sono delle bellissime cose, questo anti-wheeling, non saprà neanche cosa fosse, ma va bene così. Tanto meglio, tanto di guadagnato per questa esperienza che mi sta facendo divertire tantissimo. È l'ultimo giro, vediamo. Una delle ultime staccate, non so se ci riesce. Ragazzi, quando è così convinto Andrea Tommio, a finire così. Vediamo. Palladino dice che non ce la fa. Ultima curva prima dell'ingresso finale. Max Palladino. Super Palladino. Vince Max Palladino alle spalle Torchio. Che bella gara. Scotti ha tirato Remi un po' in barca. Scotti ha tirato Remi in barca. Esulta, o forse è contento. Anche Scotti è contento. L'unico che non ha visto esultare era Torchio, che probabilmente si aspettava di più. In quella parte finale Remoto, Ivan, Crifò, Gelsi, Bozzoni, Frabotti, Fabretti, scusate, mi ho sbagliato io. Piva. Qui la voce mi ha fatto andare via, un'emozione incredibile. Piva, Papa, Scaltritti, bella, bellissima gara. Vince Max Palladino, alle spalle Torchio, terzo Scotti, Andre. Prima di andare al circuito chiuso, commento breve te lo faccio fare a te. Allora, Palladino è stato tenace, userei questa parola, perché un altro a due giri dalla fine, quando ti trovi in terza posizione, che ti hanno chiuso la porta e hai perso del terreno, tirerebbe un po' i remi in barca. Invece è stato davvero bravo, si è rimesso in gioco, ha detto voglio andare a prendermi la prima posizione, ha passato Scotti, ha passato Torchio. Grande gara, linea Nilo per le interviste post gara 1. Ricordiamo, Palladino, Torchio, Scotti, ci rivediamo qua tra poco per gara 2. No, facciamo un piccolo briefing, un piccolo briefing finale per commentare anche le parole dei ragazzi, e poi ci vedremo per gara 2. Incontriamo Fabrizio Giardina, che non siamo riusciti a trovare dopo Q1 e Q2, lo vediamo al parco chiuso dopo gara 1. Com'è andata, Fabrizio? Caldo. Caldo. Tanto caldo, stiamo migliorando, è andata, diciamo che
preferiamo stare un po' più avanti, però stiamo imparando, quindi adesso andiamo avanti, stiamo migliorando, questo Beh, è il passo. Ti vediamo contento. Sì, ho scelto di un secondo dal mio best, quindi adesso pian pianino arriveremo anche là, prima o poi si spera. Ci vediamo a gara 2. Sì, quello sicuro. Grazie. Pronto. Grazie, ciao. Eccoci qua, ritornati. Andrea ha parlato Giardino, ha detto sono contento, sono migliorato molto, pista importante. Grande vittoria, abbiamo commentato già in gara 1 di Paladino. Cosa ti aspetti a questo punto in gara 2? Cosa mi aspetto in gara 2? Sì, un gran spettacolo e sicuramente Torchio sarà abbastanza incarognito. E noi ci aspettiamo sempre con una, certo, è una certo, carogna certo, positiva. Certo. Ce l'aspettiamo perché se le sono date, perché si sono divertiti. E allora, che altro dirvi se non a gara 2? Ciao, ciao ragazzi! Ciao.